ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui come ogni lunedì nella puntata del Q&A Monday, ma non perdiamo altro tempo e iniziamo subito con le domande. Posso ripristinare il backup del mio attuale 5C sul 6S o 6S Plus quando lo acquisterò? Sì, certo che puoi ripristinare il backup del tuo 5C sui prossimi dispositivi, basta che lo fai o con iCloud sulle impostazioni proprie del cloud dal dispositivo, oppure lo fai sul tuo PC con iTunes. Da grande ti piacerebbe lavorare in Apple Store come Genius? Sì, mi piacerebbe davvero molto andare a rendere questa mia passione che ho qui su YouTube, quindi dare supporto agli utenti, in un vero e proprio lavoro. Puoi darmi qualche consiglio per iniziare a montare e editare video? Grazie mille, mi chiamo Giacomo. Ciao Giacomo, certo che ti posso dare qualche consiglio. Io personalmente ho iniziato da solo, quindi mi sono messo lì vicino a Vegas, appena l'ho scaricato e ho imparato un po' con il passare del tempo. Poi ovviamente quando ti serve qualcosa che non sai, basta che vai su YouTube o su altri social network, cerchi dei tutorial che ce ne sono davvero tantissimi e quindi trovi quello che ti serve. Preferisci registrare o editare video? Grande! Grazie mille, forse in questo periodo, quindi l'estate, davvero fa troppo caldo e quindi preferisco editare video perché comunque accendo l'aria condizionata, mi metto qui in camera vicino al PC e edito il video. Invece quando lo devo registrare comunque ho una reflex puntata in faccia, le luci, la finestra qui con la luce del sole e fa davvero troppo caldo. Che genere di musica ascolti? Salutami, mi chiamo Marco. Ciao Marco, ascolto un po' tutti i tipi di musica, specialmente quella house in questo periodo che ti gasa talmente troppo che poi va in giro per tutta la casa a ballare con la canzone che ti rimane impressa nella testa. Come ti è venuta la passione di fare video? La passione della tecnologia ce l'ho fin da quando sono piccolo, poi ovviamente sono cresciuto, ho scoperto questo mondo di YouTube e me ne sono subito appassionato. Ho iniziato a fare video con una Panasonic di cui non ricordo il modello, che mi comprarono i miei genitori, e devo ringraziarli davvero moltissimo perché se non fosse stato per loro non avrei fatto davvero niente. In ogni caso mi è venuta questa passione proprio per comunicare agli utenti quello che facevo, quello che mi piaceva fare e che mi piace tuttora. Quando uscirà iOS 9 al pubblico? iOS 9 al pubblico dovrebbe arrivare entro fine settembre, massimo inizio ottobre. Hai mai pensato di chiudere il canale e di lasciare YouTube? Sì, certo che l'ho pensato anche tante volte, ma credo che tutti i creatori di video l'hanno pensato almeno una volta nella loro carriera di YouTube, perché comunque siamo tutti esseri umani, a volte siamo giù di morale, quindi ci viene questa voglia di chiudere il canale. Però andiamo avanti, perché ci siete tutti voi, tutti iscritti ai canali, che ci seguite sempre, quindi lasciate i like, commentate, e questo ci dà la forza di andare avanti e vi dobbiamo sempre ringraziare, dal primo all'ultimo. Ragazzi, per oggi questo nuovo video può terminare, vi ringrazio per la visione, vi ricordo che se vi è piaciuto potete lasciare un bel like per supportarci, condividere il video con tutti i vostri amici e commentare. Ma cosa più importante, iscrivetevi al canale. Per oggi è tutto, Gaetano Mitolo per Alexa.